Ora vi spiego un po' come ho allestito il mio van. Questo qui è un Amundsen 540 della Westfalia, un Fiat Ducato. Abbiamo il gradino elettrico, un supporto per il tavolo esterno che ho fatto io, la zanzariera. Qui abbiamo un comodissimo frigo che si può aprire verso l'esterno. Abbiamo anche la possibilità di avere qui un congelatore molto funzionale, è un frigo compressore di 90 litri, un cassetto porta oggetti dove si può mettere dentro quello che si vuole. Qui abbiamo il pulsante per aprire e chiudere il gas, anche qui un altro cassetto per mettere accessori. La cucina, abbiamo due fornelli a gas. Da parte i fornelli abbiamo piccolo lavandino per la cucina, piccolo e abbastanza grande per lo scopo che ha. Ormai lo vedete nel pieno del disordine, che sono in vacanza. Qui abbiamo un materasso extra dove ci può dormire la terza persona qui davanti, il tavolo si può abbassare e si forma un posto letto anche qui davanti. Abbiamo qui di sopra, ho fatto la dispensa per il cibo, anche qui sopra ci sta veramente un sacco di roba. Come in tutti i van, davanti abbiamo la possibilità di girare e ruotare le due sedie. Il tavolo lo si può spostare avanti e indietro. Abbiamo qua le solite tendine con la rete, possibilità di aprire la finestra. Abbiamo le nostre prese qua sopra. Il posto letto per due persone è sufficiente, va benissimo, perché è quasi 2 metri di lunghezza e 1,40 m di larghezza. Qui sotto la cucina abbiamo i cassetti che ognuno può mettere quello che vuole. Io ho messo i piatti, le forchette, eccetera. Il necessario che serve per cucinare, pentole, eccetera, eccetera. Qui da parte sarebbe un piccolo armadietto per i vestiti, ma io lo sfrutto per altre cose. Qui avete lo spazio eventualmente per attaccare un televisore o qualsiasi altra cosa. Qui sotto ho eliminato la parete divisoria perché per me in inverno eccetera è comodo poter sfilare di qua gli zaini o i sacchi da montagna o quello che possono essere le racchette eccetera senza dover aprire il portellone posteriore. Ho diviso la parte posteriore con un asse dove in questo caso io ho una tavola da windsurf, ho gli accessori per fare wingfoil, eccetera, eccetera. Quindi avevo bisogno di spazio e ho adeguato e modificato un po' il gavone posteriore. Dopo vi faccio vedere la parte posteriore dal portellone. Qui dietro avete
tre comodissimi armadietti per mettere i vestiti. Qui avete comunque la possibilità di appendere le vostre giacche, eccetera, eccetera. Abbastanza comodo, dà un po' fastidio magari la notte alla zona piedi, ma ci ho fatto l'abitudine. Ho aggiunto una piccola tasca per mettere le cose, altri accessori. In fondo avete una lì e una sotto che non si vede da parte del materasso, e anche lì dietro dei piccoli cassettini dove poter mettere le cose. Ho aggiunto una tenda di modo che quando apro i portelloni che devo tirare fuori la mia attrezzatura sportiva non si vede dentro tutto il furgone. Questo modello qui era fornito con l'ombrello qua nell'angolo. Vabbè, è un piccolo extra che trovo. Sì, è comodo, però occupa spazio per niente. Potevano fare magari qualche altra cosa. Andiamo ora a vedere in bagno. Ormai c'è un po' di casino. Abbiamo l'oblò, molto comodo per arieggiare l'ambiente. Abbiamo un appendino che si può chiudere o aprire. Piccolo lavandino, grande il necessario. Trovo che avere il lavandino troppo grande in bagno non serve a niente. Il rubinetto si può sfilare, diventa doccia. Quindi si può attaccare la ventosa qua sopra sul soffitto, di modo che si può fare la doccia. La tenda qua è utile solo da mettere qui davanti alla porta, per non che l'acqua esce dal piano doccia che esca fuori sul pavimento, quindi è comodissima. Qui niente, è un solito toilette con lo sciacquone. C'è il riscaldamento anche nel bagno, poi ognuno se lo può allestire come meglio crede. Io ho il necessario e sono contento per com'è. Ho aggiunto dei ganci sulla porta, all'interno e all'esterno. Sotto il tavolo della dinette, cioè sotto la panca della dinette, abbiamo il riscaldamento. Un riscaldamento con 10 litri di acqua calda, quindi fa da boiler e riscaldamento, fa anche da ventilatore semplice per l'estate. Abbiamo diverse bocchette, una lì, una due sotto il tavolo, una lì e una dietro nel gavone. E niente, che altro, abbiamo un oblò dietro, un oblò qua sopra, anche davanti è già predisposto con le tendine da tirare, come questa qui davanti sui laterali. Sei marce, 150 cavalli, è un bel giocattolino. Come potete vedere qui è più alto degli altri furgoni. Qui all'esterno abbiamo il bocchettone per l'acqua pulita, lo scarico del riscaldamento, del gas del riscaldamento, presa elettrica. Qui all'interno abbiamo la possibilità di togliere il WC chimico e di mettere dentro altre cose. Io ad esempio ho messo dentro la canna dell'acqua. Andiamo a vedere ora il gavone. Ho aperto i portelloni. Come ho detto, visto che faccio windsurf e wingfoil, ho le mie due tavole, una per il windsurf, una per fare wingfoil. Ci sta dentro giusta giusta, ma è anche una tavola grande, quindi
arriverà una tavola più piccola, quindi avremo ancora più spazio. All'interno qui, questo cassone bianco è l'acqua, sono 110 litri di acqua pulita. E tutto il resto è spazio sfruttabile perché non è un vana gas, quindi è un gas free. Abbiamo solo una piccola bombolina da 5 kg che serve per la cucina e basta. Quindi dietro abbiamo tutto lo spazio libero. E questa è una cosa davvero interessante per un camper. In più ho aggiunto questi qua. Questi qui servono per attaccare la tenda esterna, quindi quando tiro fuori la tenda senza doverla attaccare in terra, l'attacco direttamente agli attacchi qua. Uno è questo, l'altro è là davanti. Ed devo dire che è molto comodo per quando non si possono mettere i picchetti. Ecco, la cosa brutta è il contenitore per le acque grigie, che nonostante il mezzo sia alto, qui abbiamo 20 cm di altezza da terra e a me ammetto che fa abbastanza ansia quando vado in fuoristrada e stavo pensando di modificare anche qui l'altezza o il posto dove mettere il serbatoio dell'acqua, delle acque grigie. Comodo, grande, spazioso, ma avanza giù troppo.